Fenomeno Ghedo è il più grande discesista italiano nella storia della Coppa del Mondo, ambassador dei mondiali di Cortina e a 51 anni viene da Cortina. È Cristian Ghedina, che fa anche rima, che è qui con noi. Ciao Cristian! Ciao, Cristian Ghedina, atleta datato, però sempre atleta. E che grande atleta, Diciamo insomma. così. Dicevamo, scherzavamo poco fa quando, insomma, ci siamo sentiti, amante del pericolo, ancora prima forse che dello sci. Ti piace lo sport estremo, Cristian? Esatto, sono sempre stato un amante del rischio, delle emozioni forti. Tant'è vero che i miei genitori erano molto preoccupati, soprattutto mio padre, perché questa parte del carattere l'ho preso un po' da mia madre. Mia madre era anche un po' così, che purtroppo è mancata quando io avevo 15 anni in un incidente con gli sci, perché aveva un po' forse azzardato troppo. E dopo le varie raccomandazioni di mio padre di stare attenta, che non si poteva scherzare, questo è, insomma, è stato per noi un grosso dramma. Però questo lato qua l'ho un po' ereditato da mia madre. E mi è sempre piaciuto proprio andare a cercare il rischio e il pericolo in tutte le cose che facevo, con la moto, con la bici, con la macchina, a camminare, andare in gita, arrampicarmi sugli alberi, tutto l'estremo, sempre, sempre, no limit, sempre. Ma tua madre era proprio un'atleta professionista? O è Mia venuta a madre ha fatto mancare un po'. sciando? È mancata sciando, sì, è mancato un incidente sugli sci, su un fuoripista molto ripido sulla nord della Cristallo, diciamo una montagna di Cortina, la Staunies, che adesso questo canalino ha ereditato il nome di mia madre, si chiama Canalino Adriana, e diciamo scende sulla parte nord, che va verso sulla strada che collega Cortina ad Obbiacco, arriva a metà strada, arriva a Carbonin. E dovevo andare anche io quel giorno. Lei era un'appassionata, era una maestra di sci, è stata la prima maestra di sci donna della scuola sci Cortina, perché questo ci teneva tanto a dirlo, Che bello, perché le infatti. donne, pur avendo l'albo professionale dei maestri di sci, anche le donne potevano diventare maestre, la scuola di sci all'epoca ce n'era una sola di Cortina. Non voleva nel loro statuto, non volevano che non accettavano le donne. Lei ha lottato per 2 anni con un'altra maestra, è diventata la prima maestra di sci donna e ne era fiera e orgogliosa. Ha fatto un po' Certo. di garette, non era un atleta forte, però si era cimentata anche lei con le gare di sci senza ottenere grandi risultati. E poi purtroppo è mancata In un quando fuoripista, noi eravamo quindi. Quindi giovani. Come? in un fuoripista, quindi sicuramente, insomma, anche lei amante un po' del rischio dell'adrenalina, no? Tu quanti anni avevi? Esatto. Io avevo 15 anni e mio padre è rimasto vedovo con 3 figli, io 15, la sorella maggiore Katia di 17 e la sorella minore di 11. Quindi è stata per noi e soprattutto anche per mio padre molto dura, perché quell'età lì, noi ragazzini, insomma, è un'età difficile per un genitore portare avanti una famiglia senza la moglie. Però, insomma, alla fine ne siamo venuti fuori la grande, abbiamo stretto i denti, ma insomma sono sempre grosse, grosse mancanze. Adesso col tempo, sono cicatrici che restano, ti segnano dentro per tutta la vita, però si rimarge, cioè, diciamo, Beh, la ferita segno si resta, rimargina, ma. ma il tassello è chiaro, resta vuoto, insomma, ovviamente la mamma Esatto. è irrimpiazzabile, È sempre la mamma. però questo non ti ha frenato dal continuare. Sai, a volte no, il trauma poteva farti fermare. Esatto, quello là è stato. Però lei aveva una gran passione per lo sci e lei purtroppo sarebbe stata super fiera, super orgogliosa, super contenta di Che tu magari di continuassi. aver potuto assistere, sì, alle mie gesta, alle mie gare, che purtroppo non ha potuto. Sì, in parte minima, quando ero ancora ragazzino, che ho iniziato a. Quell'anno lì che è morta, ho iniziato a ottenere i primi successi, però a livello, diciamo, regionale. E lei era entusiasta. Poi dopo, l'anno successivo alla sua morte, io sono entrato in nazionale, era una mia grande passione, è stata lei che mi ha avvicinato allo sci, e da lì è stato un crescendo, piano piano sempre, sempre di più. Ho fatto 3 anni di nazionale B, ho iniziato prima con le gare fisiche internazionali, poi le gare di Coppa Europa, e poi sono entrato nella squadra maggiore, la squadra A, e ho iniziato a fare le Coppe del Mondo.
e sono emerso in età abbastanza giovane, perché ho vinto la mia prima gara a 20 anni e poi la gara che ho vinto l'ho vinta a casa mia, a Cortina, che non era in programma, non recupero. È stato, io quando mi chiedono qual è il successo più bello che ho ottenuto in Coppa del Mondo, dico la mia prima vittoria in Coppa del Mondo, che l'ho ottenuta a casa mia, davanti alla mia gente, lì è stato veramente fantastico. Beh, immagino sia stata proprio un'ovazione per Cristian Ghedina, tutto il paese ad acclamarti. Esatto, perché diciamo io sono emerso nel 90 a livello internazionale, a livello mondiale, e il fenomeno tomba era già esploso, e quindi puoi immaginare, è bellissimo anche tu come giornalista, che i giornalisti hanno iniziato a fare un po' di contrapposizione, Ghedina, nuovo fenomeno, chissà se sarà meglio di Tomba, e ho iniziato a mettermi... Come dire, in competizione? In competizione con Alberto, però io dico sempre, io ringrazio Alberto Tomba perché ho vissuto nella sua epoca, io sono stato un po' più longevo, lui è 3 anni più anziano di me, del 66, è emerso prima, 2 anni prima, con le Olimpiadi dell'88, però ho vissuto tutta l'era Tomba e mi ha dato un sacco di insegnamenti. Io sono convinto. Ma no, mi ha dato un sacco di popolarità. Io se non ci fosse stato Alberto Tomba e avessi fatto comunque la mia stessa carriera che ho fatto ad oggi, non avrei avuto lo stesso risalto mediatico, perché Tom è stato veramente un fenomeno incredibile che ha dato tanto al mondo dello sci, ma non solo nazionale, anche internazionale. Tu però hai detto prima, voglio fare un secondo un passo indietro, perché ci raccontavi appunto che comunque tu non hai mai voluto smettere di sciare, non c'è il trauma o comunque il dispiacere, il dolore non ti hanno allontanato, ecco, nonostante poi tua mamma fosse venuta a mancare proprio sciando. E però hai detto che tuo padre effettivamente era un po', possiamo dire, restio, senza osare con le parole, perché aveva un po' paura, no? Quindi tu invece ti sei opposto a questa cosa? O aveva paura perché, ma... a prescindere, diciamo, ti conosceva e sapeva il tuo amore per il pericolo. Diciamo, poi voglio dire che probabilmente forse tua mamma ti ha proprio protetto da tutti i rischi in cui sei voluto incorrere, che ti sei andato poi a cercare, no? Un po' per amor di pericolo, per amor di adrenalina poi nella tua vita. Sì, diciamo che mia madre era lo scudo nei confronti di mio padre. Io andavo sempre da mia madre, sia per tutte le marachelle che facevo, che anche per la scuola, perché la scuola, ecco, forse è stato questo che mi ha dato là di andare avanti nello sport e crederci e tenere duro, perché mio padre, diciamo, è un po' di scuola tedesca, molto rigido, molto duro, molto lavoro paga, sì, però io posso dire che siamo anche stati fortunati ad avere una famiglia che ha fatto grossi sacrifici per mandarci avanti con gli sci, e sia mio padre che mia madre ritengono lo sport un tassello fondamentale per la formazione dell'individuo, e lo ritengo anche io adesso, insomma, andando avanti con gli anni mi rendo conto che lo sport è fondamentale per insegnare le giuste regole. Lo sport ti insegna la disciplina, le regole, il rispetto dell'avversario, il rispetto degli orari, e questo è scuola di vita, insomma. Però mio padre, lui diceva sempre che lo sport, forse perché questo lo diceva, perché magari lui gli è mancato tanto la scuola, perché il nonno, il padre di mio padre, l'ha messo a lavorare a 11 anni, ha finito le scuole d'obbligo, che erano elementari all'epoca, in quinta elementare, l'anno dopo a 12 anni, 11 anni, l'ha messo a lavorare in panificio, quindi a fare il panettiere, alzarsi alle 2 di notte e lavorare in panificio, un ragazzino di 12 anni, farlo alzare tutti i giorni, perché c'era bisogno di lavorare. Certo, una volta era più così, era diverso. Sì, era così. Gli piaceva un sacco studiare, leggere, il nonno non ha voluto, e forse proprio per questo che lui ha cercato di indirizzarmi verso lo studio, dicendomi che lo studio è garanzia di successo. Questo io all'epoca non lo condividevo, chiaramente, perché a me la scuola non mi piaceva. Mi piaceva solo lo sport, stare fuori, l'aria aperta, vita sportiva e tutto. Mio padre era disperato perché andava a parlare con i professori a scuola, arrivava a casa a 4 zampe, disperato, e non sapeva più come gestirti. Esatto. Quindi per te lo sport è disciplina, è una scuola di vita. E che altri sport hai praticato?
Però, no, ti dico una cosa, il fatto che mi ha fatto anche tenere duro nello sci è stato il fatto che mio padre non ha mai creduto in me, nelle mie potenzialità, e tutto quello che diceva era regola, diciamo, dovevamo obbedire, non potevamo neanche fiatare. Poi quando mi hanno convocato in nazionale, l'anno dopo che è morta mia madre, lui non aveva fiducia in me, mi ha detto: farai i tuoi 2 o 3 anni di esperienza nazionale e poi ti metterò di nuovo a studiare. Ecco, forse lì è nata una sorta di competizione, perché io dovevo stare sempre solo fare silenzio con mio padre, non potevo mai fiatare e mai rispondere. Quindi ho voluto dimostrare, cercato di dimostrare coi fatti quello che non potevo dirgli a parole. Certo. Dirgli a parole. Certo, beh, il rapporto padre-figlio di una volta, no? In cui il papà è un po' più autoritario e a volte sì. Non credevano anche un pochino in alcune, come dire, competenze, capacità, passioni, no? Dei figli, perché magari si doveva studiare o lavorare, quindi magari lo sport, esatto, no? Era secondario, invece poi l'hai dimostrato. Ecco, ma ho letto sì. Che tu in realtà subito dopo la morte di tua mamma sei andato in pista. Non ti sì. Sei fermato, forse anche lì, no? Per una sorta di voglia di donare orgoglio, in quel caso a tua madre. Esatto. Difatti io questo aneddoto qua me l'ha ricordato mio padre un anno, un po' di anni fa, che eravamo a tavola a pranzare insieme, e mi ha detto: tu non ti ricordi nemmeno che cosa era successo dopo che è morta la mamma, che tu avevi sempre le gare in testa e le competizioni, volevi fare tutti i corsi. Era successo che una settimana dopo che è morta mia madre avevo ancora delle gare che lo sci club mi aveva iscritto, e l'allenatore, sapendo la mia passione per le gare, le competizioni, ha parlato con mio padre e ha detto: io Angelo so del vostro trauma, ho capito il vostro trauma in famiglia, sicuramente è un grosso problema, io però avevo iscritto a Christian, io lo lascerei a casa, però digli a lui di stare a casa, non venire a fare le gare. Io non so se ce la faccio, non so se glielo vuole dire lei o che cosa. E mio padre ha capito anche lui il problema, perché sapeva che io vivevo solo di... mangiavo e cioè io vivevo per lo sci, insomma. In quel momento vivevi per lo sci. Hanno cercato di dirmi sia l'allenatore che mio padre che, vista la situazione, la situazione, grave lutto subito in casa da una settimana, sarebbe stato meglio forse che io stessi a casa, non facessi la gara. E mio padre me l'ha raccontato lui questa storia qua, mi ha detto: no, io vado lì e lo faccio perché la mamma voleva che io facessi le gare, gli piaceva che io facessi le gare, e vado lì e provo anche a vincere. E io le 2 gare che ho fatto erano 2 gare di Super G, le ho vinte tutte e 2, quindi per me è stato... Vinte. Sì, le ho vinte. Questo me l'ha raccontato mio padre, io non lo ricordavo. Non lo ricordavi? Beh, sai, poi magari appunto no. Quello è stato proprio un modo di rispettare, no? Quella personalità di tua madre, quello che avrebbe voluto, quello che ti ha trasmesso. E magari anche lì di dimostrare a tuo padre che in fondo forse stava sbagliando, no? Sì, però ti dico anche che mio padre, tutti gli anni che ho fatto la Coppa del Mondo, ho corso 18 anni in Coppa del Mondo, lui non guardava mai le gare. È venuto 2 volte forse a vedere le gare, che ho assistito, però anche in televisione lui le guardava dopo, registrate, non voleva nessuno che in casa, aveva paura. Io dopo ogni prova che facevo, dopo la prima prova, quando arrivavo nella località dove c'era la gara, che si faceva la prima prova, aveva bisogno, cioè lui voleva che io lo chiamasse e che gli dicessi com'era la pista. Chiaramente la pista era sempre facile, bella, non c'era nessun problema, quando magari c'era anche delle volte ghiaccio vivo e certo. O difficoltà estreme. Quindi per paura lui non le guardava in diretta, perché come dire, almeno le vedeva cose fatte, quindi quando il peggio era scampato praticamente. Sì, esatto. Poi dopo posso capirlo anche perché poi dopo io, oltre al lutto che abbiamo subito in casa come famiglia, mio padre ha rischiato, insomma, pensava di perdermi, perché nel 91, l'anno dopo in cui sono emerso a livello internazionale, mondiale, e che ho vinto la Coppa del Mondo, ho fatto un brutto incidente in autostrada sulla Milano-Torino, dove sono rimasto in coma e ero più di là che di qua, e quindi mio padre, quando è venuto in ospedale, mi ha visto, è rimasto traumatizzato, gli è venuta in mente la figura di mia madre, l'immagine che ha vissuto quel giorno, no, quando è mancata, certo. E quindi a maggior ragione sì, era molto preoccupato. E se non erro, poi l'incidente è avvenuto però tipo dopo pochi mesi o l'anno successivo a una prima grande vittoria. Sì, esatto. Io ho vinto la mia prima gara, l'ho vinta il 3 febbraio del 90 a Cortina, prima gara di Coppa del Mondo.
stagione 89-90. Poi la stagione 90-91 non ho fatto risultati in Coppa del Mondo, però ho vinto, c'erano i campionati mondiali che sono una gara secca per specialità, ho vinto la medaglia d'argento in combinata ai mondiali, quindi è stato un gran bel risultato. E poi questo è successo a fine gennaio, primi di febbraio. E poi ad aprile, il 7 aprile, ho fatto questo incidente che insomma... Ha cambiato certamente, insomma, un po' uno spartiacque quando una persona fa questi, no? Quando si fanno questi incidenti, sì, così, esatto. Tu sei finito in coma. Sì, mi ha messo in coma farmacologico perché avevo un edema cerebrale che fortunatamente si era assorbito, non hanno dovuto operarmi, mi hanno monitorato, ho fatto subito la TAC, risonanza. Però avevo rotto, diciamo, il problema grosso era la testa, perché avevo rotto un po' la base cranica qua, avevo rotto il problema più grosso era questo. Però poi dopo, oltre a questo, ho rotto il naso, lo zigomo, mi ero tagliato il labbro, ho perso un pezzo d'orecchio, mi ero rotto la clavicola, la scapola, tre costole, i polsi, abrasioni sul braccio destro. Insomma, tutto rotto praticamente. Ero bello rotto, ma il problema, sai, queste cose qua, tutte quelle che ho detto erano problemi secondari. Il problema, certo, grosso, chiaro, era la testa. Quello in testa che, invece, ma c'erano i danni cerebrali, chiaramente erano quelli che spaventavano di più. Esatto. Ok, quindi tu sei il più grande discesista per poi anche i record, quindi tu sei il primo che hai visto... Ti fermo subito perché non voglio che poi dopo, perché magari se c'è qualcuno che mi ascolta, io non sono il più grande discesista. Il più grande discesista è negli anni 90, io l'anno scorso ho perso questa leadership, ero stato fino all'anno scorso il più forte discesista italiano di tutti i tempi. Però Dominic Paris, che è un atleta attuale adesso, mi ha superato col numero di vittorie, perché lui ha vinto l'anno scorso, insomma, ha vinto due gare in più, lui adesso è ancora in attività, ha vinto 15 gare di Coppa del Mondo, quindi io ne avevo vinte 13, scusa, 12 discese, e quindi lui mi ha superato e adesso lui è il discesista italiano più forte di tutti i tempi. Vabbè, ho fatto la mia storia. L'anno scorso, che diamine, a longevità, no, però vinci te. Però le cose bisogna dirle, perché se io fossi il tifoso di Dominic Paris mi arrabbierei, perché dicono che Dina è più forte di discesista, o no? Questa è la correttezza proprio sportiva e si vede che lo sport ti ha insegnato la disciplina di cui parlavi, quindi comunque corretto e giusto anche il fair play, no, ma assolutamente giustissimo, però effettivamente degli anni 90 e comunque fino all'anno scorso sei stato il più grande discesista. Quindi dicevo, sei stato il primo a vincere lo Strife di Keith Buell. La Strife è femminile. Certo, perché è okay. Accidenti! Sì, avevo preso la pronuncia? Sì, okay. Strife avevi preso giusto la pronuncia, però è l'articolo che mi è sbagliato. Ho sbagliato l'articolo. Di Keith Buell, giusto? Esatto, perfetto. Anche un po', sai, la U, quella Keith Buell, quella proprio tedesca, no? Buell. Cioè, con la U con la die, con la die, sì, esatto. Esatto. Quello, quindi tu sei. E poi hai fatto un record, che però quello resiste ancora, quello dei 156 chilometri a Wengen. No, quello c'è scritto ancora, non so, forse su Wikipedia o cosa, però no, quello è anche un record che hanno superato, perché la velocità più alta raggiunta in gara mi sembra che abbiano fatto 100, forse un francese, sempre a Wengen, 162 km all'ora. Io ho il record invece della pista di Wengen, fatto nel 97, il tempo. Ho messo 2 minuti 24 secondi 23 centesimi, sempre stessa partenza, stesso arrivo. Dal 97 e quello è rimasto tracciato in discesa lo stesso, e quello ancora non l'hanno superato, e questo sì, questo per me insomma è un orgoglio, pur avendo anche adesso gli sci molto più veloci, molto più performanti. Esatto, molto più performanti. Sì. E poi invece c'è un picco di velocità raggiunto, perché noi non so se hai visto sui social, abbiamo diciamo intitolato, no, questo servizio, questa intervista, una vita a 150 all'ora, ma forse abbiamo sbagliato, perché io direi una vita a 218 km all'ora, corretto? Nel chilometro lanciato. Sì. Esatto. Nel però chilometro lanciato, era una... però ti piace poco. Sì, esatto, brava, sei ho studiato, ti ho stalkerizzato per bene.
hai letto bene, no? Perché uno dice 200, ma già 150 allora è una velocità assurda che un comune mortale dice sempre è possibile. Che già ma io quando macchina... ho letto 218 km ho detto no, c'è un errore, perché un corpo umano che raggiunge da sé, quindi non all'interno di un'auto, di una moto o di qualunque altro mezzo, 218 km, ho detto ok, questa adesso io voglio proprio sapere le sensazioni che ha provato. Però no, prima mi stavi dicendo, non ti piace tanto il chilometro lanciato. No, proprio perché stavo raccontando, perché l'emozione della velocità non la senti, l'adrenalina della velocità, andare così veloci con tutti questi caschi aerodinamici, con le appendici aerodinamiche, con una tuta anche diciamo plastificata che è molto più veloce delle nostre tute che usiamo in discesa, hai una pista che è praticamente dritta, tutta battuta bene, e vai così veloce ma non ti rendi conto della velocità. È come andare con una Ferrari in un aeroporto tutto libero dove non c'hai i punti di riferimento e non senti la velocità, no? Continui a buttare su marce, però non hai il palo, l'albero, la macchina ferma, il muretto, e quindi te non ti sembra andare, senti solo il rumore dell'aria, del vento, ma non sei così veloce. Non percepisci quella velocità. Non percepisci, a differenza della discesa, che magari fare una curva o una diagonale, magari dove hai tutto il terreno sconnesso, che gli sci che vanno dove vogliono, che non riesci a controllarli, e vai magari sei a 80 km all'ora, 90, ti sembra di andare a 400 all'ora quando hai queste situazioni qua, mentre lì... E mi sono stufato subito, ho fatto due gare, ho fatto 218 come apripista e poi ho detto basta. Pensavo fosse una cosa più, l'ho voluta provare perché pensavo fosse una cosa molto più adrenalinica. Più adrenalinica, esatto. Poi invece trovi più divertente la pista, diciamo come dire, canonica, come possiamo definirla? Sì, la pista. Certo. Sì, ma esatto. Ok, però comunque 218 km orari... con un corpo umano non ti ha soddisfatto abbastanza, e quindi a quel punto ci buttiamo sulle corse in macchina, perché anche esatto. Quello Christian Ghedina ha fatto. No, ma prima ti dico anche un'altra cosa, che forse non so se lo sai o non lo sai, adesso vediamo. Sei tu che fai le domande a me, ok, vai. Faccio io la domanda a te, no, perché mi hanno offerto la possibilità, quando ero ancora atleta nel 2001, di poter correre con le moto. Era uno sport, le Super Motard, non so se le conosci, sono quelle moto da cross con le gomme slick dove fai traversi sull'asfalto, è una parte tre quarti asfalto e un quarto sterrato, erba, ghiaia, e le gare sono composte in questa maniera qui. Mi hanno offerto di poter correre gratuitamente, mi pagavano tutto loro. Questa è stata una passione che avevo sempre fin da piccolo, che mio padre mi ha vietato perché aveva paura che io mi facessi male. Quindi mi hanno offerto, mentre ero nel 2001, ero atleta, io ho smesso nel 2006, di correre con le moto. Ho detto mamma mia, non ci credevo, mi sembrava, guarda, mi hanno detto tu puoi anche distruggere, puoi fare tutto quello che vuoi, paghiamo tutto noi. Ho detto beh, così è bellissimo. Insomma, sono andato a fare il campionato italiano monomarca di questo super motardo, ho fatto 3 anni le gare, ma pensati che in 3 anni mi sono rotto più in 3 anni col super motard, e poi queste gare qua le facevo all'insaputa di mio padre, perché se no mi staccava la testa, perché ero atleta e sicuramente non accettava. Io però mi sono preso questo rischio e tutti e 3 gli anni mi sono fatto male. Una volta ho rotto radio 1, un'altra volta ho rotto la clavicola, un'altra volta ho rotto il piede. La clavicola è super, molto poco piacevole, non che le altre lo siano, però è anche proprio, insomma, ti paralizza parecchio, diciamo, no? Sì, perdevo 2 mesi di preparazione. La federazione al terzo anno, 2004, mi hanno detto Christian, investiamo ancora su di te, sei ancora il nostro cavallo di battaglia, la federazione italiana degli sci. Infatti ti stavo per chiedere, perché tu ancora sciavi, e cosa diceva la federazione? Quindi ti hanno un po', diciamo, come dire, redarguito, no? Di questa tua, come dire, pericolo. Mi hanno tirato delle orecchie. Esatto, una tirata di orecchie per un Christian, come dire, spericolato. Quindi anche il super motard. Sì, però io, a me, super motard, ho detto, io mi devo divertire, voglio provare questi sport, cioè, se vi va bene così, bene, se no, volete mandarmi a casa? Mandatemi a casa. Io, una possibilità così, non mi capiterà mai più nella vita, e allora ci vado. Poi dopo, alla fine, ero ancora, forse, anche per questo, magari non mi hanno mai mandato a casa, perché ero comunque, pur essendomi fatto male, avendo perso 2 mesi di preparazione estiva,
durante, sì, durante la preparazione, riuscivo sempre d'inverno, sono sempre stato ancora il migliore italiano, quindi sai, buttare via, mandare a casa il migliore italiano, sicuramente se ne sarebbero pentiti. Pentiti anche, mi hanno tenuto dentro, poi però ho deciso anche io, ho detto no, è meglio che smetta, perché volevo arrivare ancora fino alle Olimpiadi del 2006, pur essendo magari già un po' anziano, le Olimpiadi in Italia, a Torino, sperando di concludere la mia carriera con magari anche una medaglia, e allora ho piantato lì, ho detto basta, 2004 ho smesso, dopo l'ultimo infortunio ho detto basta, non vado più con la moto. E come sono andate le Olimpiadi del 2006? E le Olimpiadi purtroppo sono andate male. Sono andate male, è stata anche un'Olimpiade, è nata male, l'Olimpiade in Italia, a Torino, è nata male perché per una serie di cose sono stato un po' riproverato, perché ho fatto un po' una contestazione, è venuto fuori un po' di... mi ha ripreso anche il CIO, volevano escludermi dalle Olimpiadi pur essendo qualificato, poi dopo alla fine però non c'ero più di testa e ho fatto una brutta gara, non mi ricordo se sono arrivato forse tredicesimo. Perché volevano escluderti? Perché ho fatto una discesa, la mia prima prova, che non penso mai nessuno abbia fatto, la mia prima prova un po' per protesta, sono venuto giù in piedi, ho preso penso 10 secondi dal miglior tempo, sono sceso fischiettando in piedi, sbattendo i bastoni sulla neve, sulla pista, perché ero arrabbiato, perché tutti i sistemi di controllo erano stati organizzati male, la pista che correvamo in Italia ci avevano garantito e promesso gli organizzatori, visto che eravamo andati lì, avevamo avuto la fortuna di poterla provare a dicembre e provare la pista, che è un grande vantaggio questo, ci hanno detto sì, guarda, te la facciamo così come ti piace a te, hanno cercato di agevolare, mi avevano detto che cercavano di agevolarti, in più io che sono uno metodico, preciso sulla preparazione, sul mio sistema di avvicinamento alle prove, alla gara, sono arrivato in pista, ho dovuto fare la colonna, la coda per entrare, fare tutti i controlli, sai, metal detector, la macchina, la persona, cosa, con tutti i volontari. I volontari sono lì, non vedono l'ora di avere un confronto o poter vedere un atleta. Mi hanno massacrato le foto, le firme, le cose. Prima di entrare in pista sono stato un'ora e mezza prima di andare e fare il riscaldamento. Sono andato in pista, la pista era tutt'altro di come l'avevamo provata, era le condizioni opposte di quelle che piacevano a me, quindi ghiaccio vivo, ondulazioni che io ne patisco tanto, ero arrabbiato nero, e quindi stufo. Abbiamo fatto abbiamo sceso fischiettando e è venuto fuori, mi hanno ripreso, perché poi dopo io il brutto è stato perché io poi dopo arrabbiato, arrivato giù in fondo, non ho parlato con nessun giornalista, me ne sono andato in albergo a piedi, ho messo via gli sci quando tutti i miei compagni erano già a mangiare, mi sono cambiato, ho lasciato il portafoglio, il telefono, sono partito alle 2:30 quando sono arrivato in albergo, dall'albergo, e sono andato a camminare, sono tornato alle 10:30 di sera sulle piste, nelle montagne, nessuno sapeva dov'ero perché non c'era telefono, tutti preoccupati, sono tornato, ho avuto un richiamo ufficiale dal CIO, dagli allenatori, da mio padre anche, soprattutto, mi ha fatto una predica di mezz'ora, una ramanzina paterna, certo. E quindi puoi capire te le motivazioni che avevo dopo aver fatto sto gesto, insomma, dopo tutte le... sai che nel calcio esistevano le cassanate, nello sci le ghedinate. Sì. E non è la prima, perché d'altronde qui eravamo nel 2006, ma nel 2004 c'è la famosa spaccata. Sì, cioè, anche quella. Uno dei video proprio tutte più cliccati, perché veramente... Tutte le mie bravate, anche questa qui è nata perché anche a me, sai, quando a me mi accendi con un cerino spento, no, basta che mi dici, vediamo se sei capace, vediamo, non ci credo, fammi vedere, e io subito pronti via partono. Ah, cadi nella provocazione, nella sfida, diciamo. Esatto, difatti mio cugino che era lì al parterre d'arrivo, che si stava riempiendo, si stava affollando, dopo la ricognizione mi ha chiamato a lui, io l'ho fatta nella ricognizione della pista, nell'ispezione della pista a bassa velocità, l'ho fatta sull'ultimo salto, la spaccata, quella che poi dopo ho fatto in gara, no? Mio cugino vedendomi mi ha detto, ah, devi fare sempre il blagone, devi darti sempre un tono, no? Le fai arie. Il figo, mi ha detto. E io le arie, no? Dico, ma cosa vuoi che sia? No, questa è normale amministrazione, anzi, se vuoi te la faccio in gara, chiacchierone, no? E mi ha stuzzicato, mi ha detto, neanche buono, neanche homo, neanche a bo, neanche a homo, no? Mi ha detto nel nostro dialetto.
e lì mi ha praticamente mi ha dato una coltellata nel mio orgoglio e gli ho detto: scommettiamo che te la faccio in gara. Neanche, no, va bene, dai, cosa ci scommettiamo? Mi ha scommesso una pizza e una birra. Per una pizza e per una birra bisogna farla. La spaccata, esatto, a quanti bravo. Chilometri orari? A 130, sì, quasi 140 all'ora. Hai capito? Per una pizza e per una birra, chi non l'ha fatto? No, comunque, sì, no, è molto. Allora, diciamo che è sicuramente divertente, affascinante ascoltare questi racconti, però poi effettivamente, no, se mi medesimo, ecco, in tuo padre o comunque insomma nei tuoi cari, c'è una paura. E invece se mi medesimo in te c'è un grande amore proprio per il pericolo, cioè un'assoluta repulsione per la paura sicuramente, no? Quindi tu proprio senti paura quando hai paura. Mi incuriosisce questo, no? Cioè cercare di capire se Christian Ghedina che rapporto ha con la paura. Io dicevo sempre, sai cos'è che mi faceva paura? Indovina un po', le donne mi dice. Le donne mi ha sempre fatto paura. Vedi, molte volte no, uno non ha paura della velocità, no, dello sci, di andare a 220 km. Ingestibili, ingovernabili, è molto dura questa. E su questo no, ti do ragione. Ma, ecco, vedi, no, però io diciamo paura, sì, paura c'è sempre, un po' tutti, meno male, se no saresti un incosciente, no? A me ero disprezzante del pericolo, mi piaceva andare proprio alla ricerca di quello che provocava adrenalina. Però paure vere le ho avute solo un paio di volte nella mia vita, che ho detto sono proprio un deficiente, un cretino, no? E mi è successo una volta per una bravata mia che ho esagerato, ho voluto fare nel 2000, che era forse l'anno che andavo più forte nella preparazione estiva, andavo veramente forte e quell'anno forse avrei potuto portare a casa la Coppa del Mondo che ahimè non ho mai vinto, e questo è un grosso rammarico che ho di tutta la mia carriera, la Coppa del Mondo di specialità. Sono arrivato vicino tre volte, sono arrivato tre volte secondo a fare gli allenamenti. Un giorno che è saltato l'allenamento, l'ultimo giorno, ho portato i miei compagni, l'allenatore ha detto andate a sciare, non state fermi in albergo, andate comunque a muovervi, muovetevi, sciate, cosa, andate a fare neve fresca, fate quello che volete. Ho portato 4-5 miei compagni nello snow park, siamo andati a fare i salti, io voglio sempre fare il fenomeno, ho voluto fare il salto mortale con tanta sullo snow park, con tanto così di neve, senza vedere il salto, senza sapere la velocità che dovevi affrontarlo perché c'era tanta neve. Già farlo normale senza guardare è da pazzi, farlo con tanto così di neve è ancora più da inconscienti. Ho fatto un salto mortale, sono atterrato con la testa e ho rotto due vertebre dorsali e lì ho sentito proprio la schiena spezzarsi a metà, pensavo di rimanere su una sedia a rotelle. Era stata una sensazione bruttissima perché mi è mancato il fiato proprio per 30-40 secondi e proprio sentito la schiena. Quando però ho provato a muovere le mani, dopo che ho ripreso fiato e ho provato a muovere i piedi, è come se fossi rinato due volte. Quindi per me ero già guarito, ero già a posto. Tant'è vero che sono tornato giù da solo con gli sci, sono andato giù. Insomma, l'ho scoperto una settimana dopo che avevo le vertebre rotte, perché io ho sminuito il mio male, perché no. Volevo... il dottore era arrabbiato nero. Lì non c'era, dove eravamo in allenamento, alla Slegnas, non c'erano... C'era un centro medico, però abbiamo fatto una lastra anche, un po' contro voglia mia. Ma dov'è questa località? Come? Dov'eri? A Las Leñas, in Argentina. Ah, ok. E il dottore voleva fare la lastra, siamo andati a fare la lastra, questo centro medico, là, pronto soccorso, però avevano delle macchine talmente obsolete che il dottore l'ha messa lì sulla luce, ha guardato, veramente l'ho guardato anche io, non si vedeva se era una colonna vertebrale o se era una tibia o un perone o un omero. Oh mio Dio. Non si riusciva a vedere, era una fotografia contro luce, diciamo, del tuo corpo, che non si vedeva. E quindi mi ha detto: Christian, appena torniamo, perché era il terzultimo giorno, se vuoi andiamo a Buenos Aires. Gli ho detto no, ha detto però quando arrivi a Cortina vai a farti controllare, no? Io dopo tre giorni che ha insistito, il dottore mi ha chiamato per tre giorni consecutivi dopo che eravamo arrivati a casa, io avevo male, però dopo 5-6 giorni ho iniziato a diminuire il male, no? E insomma ho insistito, sono andato al pronto soccorso a farmi vedere a Cortina, insomma
la ragazza che lavorava lì, che era una che conoscevo, è venuta fuori dopo fatto le lastre con le mani. Mi guardava così, sorpresa, diceva: ma Cristian, ma stai bene? Certo. Ma dico, sì, sto. Cioè, tu sei caduto con due vertebre rotte, ti sei rialzato e sei sceso. Quando tu hai capito che muovevi le mani, le gambe. No, avevo male la schiena, ma anche male, perché ho avuto anche una lussazione dello sterno anche, no? C'è una, come si dice, una crepa, tipo, non, certo, non so, insomma, mi faceva male anche a respirare. E mi faceva male. Però io tutto questo l'ho fatto perché quell'anno lì, che non è mai successo in tutta la mia carriera, in tutti i 18 anni, 20 anni che ho fatto in nazionale, tutte le prove che ho fatto, noi stiamo 3 settimane, 1 mese a fare allenamento in Sud America, quando andiamo lì in estate, che qua i ghiacciai sono messi male, ad agosto, settembre, andiamo lì e siamo via 1 mese quasi, no? Sì. Tutti i giorni di allenamento era diventata una sfida personale, tutti i miei compagni, eravamo 10-12 atleti, non erano mai riusciti a superarmi, a battermi nemmeno una volta in nessuna prova, quindi ero talmente gasato, carico e gasato, era nata una sorta di competizione con i miei compagni, volevo andare via imbattuto dalla Slegna, sapevo che avevo uno stato di forma incredibile, sapevo che forse quell'anno lì era l'anno buono. Ti eri galvanizzato. Sì, volevo sminuire il male perché sapevo che se mi facevo vedere, io quando già camminavo, già sentivo i piedi, le mani, per me ero già guarito, io ho cercato di sminuire il male. Però poi alla fine, quando hanno scoperto a Cortina, hanno fatto le lastre, che poi ho chiamato l'ambulanza, è venuta su, tutto allarme rosso, cosa, sono partiti da Milano, sono venuti a prendermi, mi hanno portato giù, ho rifatto le lastre, cosa, insomma, mi hanno blindato quello che pensavo, mi hanno blindato per 2 mesi, ho perso l'inizio della stagione, le prime gare, e la stagione poi non è andata così bene, insomma, quindi sì, era quello la mia preoccupazione, io volevo tenere duro per non farmi, per cercare di non perdere questo stato di forma. Certo, no? Certo. Quindi diciamo anche questo è un po' un aspetto interessante, no? Cioè tu non hai paura, poi sai quando succedono questi incidenti così grandi, gravi, insomma uno poi la paura è essenzialmente al di là dello sport, dell'agonismo, dello sci o qualunque altro sport, è proprio per la propria vita, no? Quindi anche, perché no, per i propri cari, per non dare, no, per insomma l'amore che ci danno, eccetera. E invece lì in quel momento la tua preoccupazione era non perdere la stagione e non fermarti comunque ancora dal procedere, insomma, con la pratica dello sport. Incredibile. Esatto. Ma ti racconto un altro aneddoto che mi prendono ancora in giro i miei compagni. Ero ragazzino, eravamo a Moena a fare delle gare, criterium giovanili, avevo penso 10-12 anni, eravamo in ritardo per le premiazioni e siccome andare, le premiazioni erano dall'altra parte del fiume, però il ponte era giù 1 chilometro, dovevi andare giù, cioè quasi 1 chilometro, andare giù e tornare su. C'era poca acqua, erano le gare fine stagione, verso marzo, e gli ho detto: oh ragazzi, miei compagni, dai, c'è poca acqua, andiamo via, passiamo per il fiume, no? Scavalchiamo e attraversiamo il fiume, no? Siamo andati, sono caduto, avevo non so se avevo 4-5 mila lire in mano e una cioccolata. La mia preoccupazione, io sono andato dentro nell'acqua fino sotto al collo, i capelli mi sono lavato tutto, però la mia preoccupazione era non perdere le 5 mila lire e la cioccolata. Quando sono caduto, sono venuto fuori, ho detto: cacchio che culo, guarda, non ho perso né i soldi né la cioccolata, no? Meno male, ok, beh certo, l'importante è quello che dovevamo portare a casa, lo abbiamo portato. Sì, ma pensati per questa cosa qua, dicono i dottori, perché io a 13 anni e mezzo ho avuto un attacco, cioè dicono che sia stato molto probabilmente da questo problema qua, perché io sono andato alla premiazione, sono stato per 1 ora e mezza con i vestiti tutti bagnati e dicono che lì, perché io sono stato ricoverato a 13 anni o 14, 15 giorni in ospedale per un attacco di reumatismo acuto dove non riuscivo più a alzarmi in piedi. E dicono che sia dipeso da quello, perché mi ha chiesto che cosa poteva essere successo, hanno ricollegato, ha fatto la cronostoria e ha detto sicuramente è dipeso da quella volta lì che sei stato bagnato. Io mi chiedo veramente che bambino era Cristian Ghedina, cioè quali non so, anche che cartoni vedevi, film, è strano, no, questa incoscienza. Poi alla fine tu prima hai detto no, perché chi non ha paura è incosciente, però poi effettivamente tu non ce l'hai la paura, cioè non è, come dire, una sensazione a te amica, possiamo dire. No, forse è amica proprio. No, la paura, amica, cioè non ti fa compagnia, ecco, diciamo così, anzi sì, è proprio l'opposto. Ho capito il senso del tuo discorso.
Ma sì, non Ecco, so, no, io. tu dici, certo, io invece la vedo come un'amica, quindi non mi faccio fermare, diciamo. Non mi faccio fermare, sì, non mi. Ma sì, sai, è un carattere. Io penso che come me ce ne sono anche altre persone, magari chi più, chi meno. Come ci sono quelli che sono super apprensivi per qualsiasi cosa, si fanno delle paranoie perché hanno un leggero mal di testa o perché hanno un taglio. Io sono sempre stato uno positivo, guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, ma il bicchiere mezzo vuoto, e questo mi ha sempre aiutato in tutto quello che faccio, e questo penso che sia l'atteggiamento giusto da tenere per ogni singolo individuo. Poi è facile da dire, è difficile da fare, perché Beh, ci si nasce un quando pochino, tu. no? Sì, un po' forse ci si nasce, un po' non so, insomma, così sono. Ma è cambiato Sì. qualcosa da quando sei diventato papà? Difatti tutti dicono, vedrai, a me fa specie il fatto che vedrai quando diventerai, cambierai, quando diventerai padre, quando diventerai genitore, se diventerai genitore, cosa. Adesso che sono padre da 7 mesi, il primo figlio a 50 anni, insomma, non, diciamo, sì, è un'emozione, una gioia bellissima. Io ti dico, non c'è vittoria che tenga, e se non la provi, perché il nipote, il figlio, il fratello, io ho avuto anche un fratello. Dal secondo matrimonio di mio padre, che è nato quando io avevo 24 anni, che mio fratello era quasi, poteva essere padre, però il rapporto di sangue che c'è con mio fratello o col figlio è totalmente differente, perché il figlio è una cosa tua che sai che hai voluto tu e l'hai portato al mondo, e sei tu che lo devi, te ne devi Prendere cura. prendere cura, no? E è una cosa bellissima, è una cosa veramente bella. Però tutti sono preoccupati, di vedrai quando diventerai padre. Alla fine non è cambiato, sì, sei un poco più responsabile, però ci sto. Sì, lui ha tutte le priorità, tutto quello che. Lui è la prima. Diciamo, è il primo pensiero della giornata, è quello che che porterà avanti, insomma, Sì, il sai, ok, la priorità, però nome della poi tua. rifaresti ora, faresti le cose che hai fatto, ecco, il salto mortale in Argentina o la spaccata, lo rifaresti? Beh, salto mortale sì, non stuzzicarmi perché devo. No, non Adesso. ti sfido perché sennò parti e lo vai a fare. La mia ragazza mi ha vietato, mi ha detto, perché anche l'ho fatto alcuni anni, 2 o 3 anni fa, anche salti mortali con i ragazzini, mi hanno un po' stimolato, dai, facciamo un bel salto, adesso vi faccio vedere un bel salto. Allora ho fatto 2 volte salto mortale, e c'era anche la mia ragazza Chiara quel giorno con me, mi ha detto: Cristian, basta, per Basta. piacere. Sei un cretino, perché già ti sei fatto male forte una volta, smettila di fare le cretinate, perché non hai più 20 anni, sei vecchio. Certo. Beh, come dire, vintage. No, scherzo Però ovviamente. vinta. Scherzo Però ovviamente, ma no, sono però mi piace. d'accordo con la tua fidanzata. Poi, insomma, ecco, quando si inizia a mettere su famiglia lo si fa per amore degli altri, magari, no? Poi sostanzialmente. E adesso cosa fai? Però adesso fai l'allenatore. Adesso sono, no, diciamo, abbiamo una scuola di sci a Cortina, fondata 6 anni fa, nel 2014, dicembre 2014 abbiamo iniziato. È una scuola, diciamo, diversa, abbiamo voluto fare un'attività diversa da tutte le altre scuole, una scuola, diciamo, dove vendiamo servizi sportivi a 360 gradi, inverno e estate, con un gruppo di amici, soci. È nata così, e siamo cresciuti. Adesso abbiamo avuto un po' di problemi durante il percorso, un po', sai, c'è sempre quando crei una nuova realtà, c'è qualcuno che condivide, poi dopo non sono, diciamo, le persone che tu magari pensi di poter avere nella tua squadra, come è giusto che sia, insomma, insomma, ogni tanto hai dei problemi, però adesso stiamo crescendo, siamo contenti, è una bella realtà da 2 anni, veramente è bella, quindi seguo un po' questo. Poi dopo sono ancora testimone di un po' di aziende, e rappresento un po' quelle che erano aziende che mi sponsorizzavano quando ero atleta, ancora adesso 4-5 sponsor. E quindi faccio delle testimonianze per queste mie aziende. In più mi occupo, vabbè, un po' del bambino, ma mi E piace, poi io non fai ho il problemi a papà, cambiare parte esatto. mia.
Lo sentiamo sì, piangere. Pannolini. Sì, sì, si sta piangendo, però c'è la Patti di là che sta, non so, sta cambiando. E prima di andare in onda ho dovuto cambiarla perché mi ha riempito il pannolino, sentivo che piangeva, non capivo se andava... Aveva, perché non c'era ancora la ragazza, la mia ragazza. Senti, se tuo figlio sarà spericolato come te, avrai paura o lo lascerai andare? No, lo lascerò andare, gli farò provare sicuramente anche io, come hai ben capito, insomma, per me lo sport è molto importante, quindi gli farò provare, non è che lo faccio, voglio farlo diventare campione per tutti i corsi, però gli farò certo. provare tante attività sportive, bicicletta, calcio, sci, non so, tutto quello che è, tennis, quello che si può fare, insomma. Beh, poi c'è la casa, no? La realtà sportiva è detto a 360 gradi, insomma, quindi... Come dire, ci crescerà esatto. sicuramente con lo sport. Ma sì, mi piace, poi mi divertirò anche più io di lui, insomma, sentirò il colpo, perché mi accorgo che adesso, soprattutto quest'anno, che sono stato tanto fermo, un po' seguito anche, vai tanto dietro il bambino, o anche comunque la gravidanza, non mi sono più mosso tanto come prima, sono stato più a casa, mi sono un po' affiaccato e questo... viene nervoso perché mi sento un po' più artritico statico nei certo no? Beh, per una persona insomma, come dire, dinamica come te, certo. Beh, poi questo è un periodo un po' più tedioso, no, diciamo, generalizzato. Sì, abbiamo... penso che poi dopo, quando il bambino inizia a camminare e crescere, a muoversi, no, sì, esatto, dopo... è uno sport agonistico più dello sci o del chilometro lanciato esatto. a 218 km orari. Ma esatto, abbiamo, esatto. Una domanda, abbiamo una domanda com'è? Sulla nostra live, nella nostra chat, da parte di Checco, sì. che chiede cosa prova Christian mentre scia. Ma sono emozioni difficili da raccontare, è un'emozione forte, ma penso che sia anche rapportato, non so, molto probabilmente Checco, anche tu sarai... sarai uno sciatore, sarai un appassionato, andrai a sciare, magari forse anche a Cortina, non so se sei di Roma, di dove sei, però immagino che quando anche tu provi, ecco, questa è un po' la sensazione che puoi forse cercare di intendere, capire, no? Quando tu magari provi, affronti una curva e la curva la vuoi fare in quella determinata maniera, o un salto lo vuoi fare in una determinata maniera, ti viene veramente in quella maniera che tu la puoi fare, che è la conduzione perfetta, lascia un taglio sulla neve così, o comunque c'è anche un'elevata velocità, e ti dà un'emozione enorme, grandissima, perché hai fatto le cose in perfezione come ti eri prefissato, e questo è un po', è una continua ricerca della perfezione, la mia sciata e l'andare veloce, mi piace farlo sempre in velocità, a velocità elevate, no? Perché poi dopo più aumenta la velocità e più è difficile essere precisi, perché le ondulazioni, il ghiaccio, i salti, insomma, ti danno più fastidio, sono delle cose che ti mettono un po' più in difficoltà. Quindi più preciso sei e più ti soddisfa. Sì, a me ad esempio sciare, se innanzitutto intanto ringraziamo Checco per la domanda e per essersi anche iscritto al nostro canale Twitch, tornando a noi, a me fa molta paura lo sci se non lo pratico per un po' di anni. Ad esempio adesso saranno 4 o 5 anni che non scio, rimettermi sugli sci mi fa una paura, quindi se vengo a Cortina voglio una lezione di sci dal grande Christian Ghedina. Allora ti dico subito, anche per scherzare con la scuola, noi abbiamo anche, nella nostra scuola abbiamo anche questa cosa in più rispetto alle altre scuole, abbiamo 4 champ, li chiamiamo champ, ci sono io, diciamo che la scuola porta il mio nome, si chiama Mover by Christian Ghedina, però c'è anche la Deborah Compagnoni, altra grande atleta della nazionale italiana, nostra, insomma, portabandiera per tanti anni, poi c'è Pietro Pillercotter, fondista, anche lui olimpionico, insomma, un grande atleta, e poi Giacomo Crater, che è uno snowboardista, quindi questi diciamo i 4 champ, diciamo, li devi un po' prenotare, perché tutti quanti hanno i loro problemi, i loro impegni, non è che siamo noi che ci mettiamo a disposizione del cliente, il cliente un po' che si deve mettere a disposizione nostra, poi abbiamo tutti i nostri maestri, però per scherzare ogni volta che c'è un cliente io dico, ragazzi, io
Mi raccomando, io spero che voi abbiate le capacità, perché io sapete che prendo i clienti solo che vanno dai 100 all'ora in su, se no non prendo. Ecco qua, allora non vado bene, non posso prendere te come maestro, mi dispiace. No, è uno scherzo. Allora mi ricorderò subito di prenotare quanto molto prima se verrò a Cortina. No, ma invece prima mi ha incuriosito perché tu hai detto, parlavi, no, appunto quando hai fatto la spaccata, quando sei sceso insomma alle Olimpiadi di Torino del 2006, che lo hai fatto perché ti avevano un po' cambiato, diciamo, la metodica pre-gara, no? Ecco, quali sono le tue abitudini, consuetudini prima della gara? Ma io ho bisogno sempre di tanto riscaldamento, trovare il feeling con lo sci, devo fare tanti giri, ed è anche questo il motivo che non sono riuscito, causa volontari che mi hanno massacrato, mi hanno stressato, mi hanno fermato, hanno sbagliato anche le corsie, ci hanno mandato noi atleti insieme alla corsia dei volontari, quindi c'era una marea di gente che doveva entrare in pista per fare i vari controlli. Questo è stato il problema, però per me il pre-gara, diciamo, ti svegli la mattina, fai quella. Io sono sempre stato rispetto a tutti gli altri miei atleti, perché me l'ha inculcato un po' mio padre, perché l'atleta, quando io poi dopo ho preso questa strada, ho detto vuoi fare l'atleta, per me non vai da nessuna parte, però l'atleta prevede che vada a dormire presto e che si svegli anche presto e che lavori tanto, no? Io tutte le mattine mio padre mi svegliava alle 6 del mattino, prima di fare colazione. Io andavo fuori tutti i giorni a fare un po' di attività fisica, facevo un po' di corsetta, un 15-20 minuti, un po' di addominali, un po' di scatti, un po' di andature, un'oretta e un quarto di lavoro prima di fare colazione e prima del mio programma che avevo di allenamento con la federazione extra. E anche quando ho preso questa abitudine, quando ero in giro nelle gare Coppa del Mondo, mi svegliavo sempre mezz'ora prima dei miei compagni e andavo fuori a farmi la corsetta. Che veramente ti rendi conto, se lo fai tanto e sempre, ti rendi conto che attivi tutto il tuo metabolismo, la tua macchina, la metti in moto prima e sei molto più reattivo, molto più energico. Quindi questo lo facevo sempre. In più, avevo bisogno di tanto riscaldamento e poi dopo le cose normali come fanno tutti gli atleti, insomma, quello che ci va dietro, insomma, riscaldamento, le prove, poi la gara. Quindi non c'è nessun gesto scaramantico, qualche rituale particolare? No, all'inizio era un po' diventato un po' un mio gesto scaramantico era il fatto di avere sempre, perché quando ho fatto i miei primi risultati con questa dolce vita che avevo la dolce vita, che pensavo che mi avesse portato fortuna, perché era una dolce vita azzurra che mi piaceva un sacco, no? E pensavo che mi portasse bene, quindi ho detto per la gara quella dolce vita lì sempre, e anche avevo un paio di mutande che usavo, erano le mie mutande da gara, avevo degli slip che poi dopo col passare degli anni le usavo solo per la gara, le lavavo e le usavo, però erano destinati a quello. Erano diventati i mutandoni del nonno, ormai non mi stavano neanche più su perché erano perso tutta l'elasticità. E quindi, ecco, da lì è passata la mia... È finita così la scaramanzia, ok. La scaramanzia è passata in secondo piano e poi ho visto che ho vinto anche senza la dolce vita e senza cose. Quindi meno male. In realtà poi è una liberazione togliersi questi gesti e questi rituali, effettivamente. Va bene, sì. Cristian, io ti ringrazio, per me resti il più grande discesista italiano fino all'anno scorso, ma comunque insomma lo sei stato per molti e molti anni, quindi veramente è stato un piacere per me intervistarti e ti saluto, ti ringrazio. Grazie. E a voi ricordo che la live resta live, perché c'è l'appuntamento di questa sera alle ore 21 per tutte le domande, le cosiddette FAQ, no? Oggi si chiamano così, sul nostro torneo Atleta League. Vi ricordo di iscrivervi al canale Twitch e ancora un enorme grazie, un saluto fino a Cortina a Cristian Ghedina, che fa pure rima, non era voluta, però effettivamente città natale e nome fanno rima. Grazie Cristian. Grazie a te, grazie a voi tutti e alla prossima. Ci sentiamo. Alla prossima, alla prossima sciata a Cortina. Va bene, ok. Certo, allora in su, eh. Va bene, mi allenerò prima. Grazie. Va bene. Ciao. Ciao, grazie, buona serata. Ciao. Ciao.
Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un commento o un mi piace e iscriviti al nostro canale YouTube. Non dimenticare di seguirci anche sui nostri social, Facebook, Instagram e Twitch. I link li trovi nella descrizione qui sotto. Ciao!